Si è appena concluso l'incontro che il consigliere Tutolo ha fortemente voluto con i rappresentanti delle istituzioni di Capitanata. Si ritiene soddisfatto? Sì, in parte sì, nel senso che intanto ringrazio i parlamentari, l'europarlamentare Mario Furore, quelli che hanno inteso partecipare. Certo, mi sarebbe piaciuto che ci fossero tutti quanti, ma evidentemente più di qualche parlamentare e più di qualche consigliere regionale non vede il problema della provincia di Foggia. Potrei capirlo per quelli che non sono di questa provincia, ma quelli che la vivono questa provincia e che hanno avuto fiducia da questa provincia, se non si rendono conto che c'è un problema, beh, evidentemente, insomma, qualche problema lo hanno di percezione della realtà. Mi auguro che, come dire, nelle prossime occasioni, perché vi posso assicurare che ci saranno altre occasioni, perché io non dimentico un tema così importante che è quello della provincia di Foggia. C'è un problema in Italia e nella regione Puglia che si chiama provincia di Foggia. Io sono stato eletto per rappresentare queste difficoltà e lo farò, su questo ci potete scommettere. Quindi mi batterò affinché questo tema venga portato all'attenzione degli organi competenti, di chi deve decidere, che verranno trovate delle soluzioni e che non sarà ignorata la provincia di Foggia come lo è finora, perché è ignorata. E dopo questo passaggio qui, questo incontro, diciamo, interlocutorio, che cosa succede? Che cosa si aspetta che succeda? Ma intanto che sono emerse delle volontà di portare, come dire, all'attenzione del legislatore un paio di argomenti importanti, quindi per cercare di trovare delle soluzioni dei problemi atavici. La mia idea è quella della priorità sul discorso della giustizia e sul discorso dell'acqua, perché, ripeto, non può prescindere lo sviluppo della Capitanata dall'acqua. Cioè, parliamo di agricoltura, parliamo di acqua, quindi spero che ci sarà questo proseguo, ma soprattutto io punto molto sulla discussione nel Consiglio regionale del tema della provincia di Foggia, perché poi ci sono tanti, tanti temi più piccoli, ma che messi insieme a quelli più grandi fanno diventare questa provincia l'ultima provincia d'Italia. Non siamo nati per essere gli ultimi, noi probabilmente abbiamo tutto per essere i primi. C'è qualcuno che probabilmente lo ha dimenticato questo aspetto. Consigliere Tutolo, consigliere regionale, ha chiamato a raccolta gli esponenti delle istituzioni del territorio e si è appena concluso l'incontro. Com'è andata? Io credo che l'incontro sia andato molto bene, è da rilevare che ci sono state comunque grandi assenze e soprattutto a rispondere siamo, diciamo, stati in pochi. E questo è un po' deludente perché, a parte, diciamo, l'appartenenza politica, io credo che quando si parli di Capitanata, di provincia di Foggia, bisogna comunque mettere da parte le differenze e sedersi ad un tavolo e parlarne. Questo è sempre molto importante. Ed è importante farlo, specialmente in questo periodo in cui ci sono forti possibilità, importanti possibilità a livello anche finanziario, come il PNRR, per esempio. Quindi, se oggi devo fare un bilancio di quello che è stato l'incontro di oggi, noi, per me è molto positivo, per il nostro gruppo molto positivo, perché si è preso comunque una coscienza molto importante che da soli non si va da nessuna parte. Dobbiamo far sentire molto più forte la nostra voce insieme a tutti i cittadini, quindi sicuramente nei prossimi giorni qualcosa accadrà e chiederemo sicuramente il supporto per tutte quelle battaglie che stiamo portando avanti, a partire dalla combattere la criminalità fino, diciamo, ad avere progettazioni per le nostre infrastrutture.